Signore e signori, buonasera dal palazzetto dello sport di Torino. Franco Granello e Riccardo Bigone vi augurano una buona visione e un buon ascolto per l'incontro di campionato. Vedete le prime immagini sulla prima palla gestita dalla IPFIM, IPFIM Torino, quindi contro Alno Fabriano. Vediamo le formazioni delle squadre. Per la IPFIM Torino 5 Bogliato, 6 Negro, 8 Vidili, 9 Della Valle, 10 Pellacani, 11 Dawkins. E Morandotti intanto ha fatto il primo canestro, mentre sul fronte opposto c'è ci sono i primi due punti per Solomon, dicevamo, della formazione: 10 Pellacani, 11 Dawkins, 12 Copicchi, 13 Morandotti, 14 Milani e 4 Abbio. Per l'Alno Fabriano, allenata da Massimo Mangano, il numero 4 Talevi, numero 5 Minelli, 7 Del Cadia, 8 Sala, 10 Mingotti, 11 Solomon, 13 Solfrini, 14 Servadio, 15 Israel, 18 Bonafoni. Gli arbitri dell'incontro: Paronelli e Cicoria. È stata una bella bomba di Servadio adesso, che anzi era da due, aveva un piede sulla riga. 4-2 il punteggio a favore della formazione ospite. Ora in difesa sull'attacco di Copicchi, che prova a forzare la conclusione. Bravo e fortunato nell'occasione, ha subito anche un fallo al momento della conclusione, fallo fischiato a Dave Solomon, è il primo fallo per lui. Copicchi va in lunetta per il tiro libero supplementare, lo vedete inquadrato con il numero 12. C'è anche un buon afflusso di pubblico oggi, l'IPFIM ormai si sta abituando ad avere una cornice adeguata a quelle che sono le sue prestazioni di quest'anno. Ora Copicchi ha fallito il personale, 4-4 il punteggio, giocate 1 minuto e 30 secondi. Solomon, bellissimo pallone per Solfrini, che ha avuto un po' di difficoltà nel controllare l'assist del compagno, comunque è stato molto bravo a realizzare il sesto punto per l'Alno. Morandotti, Copicchi al piazzato da 3, sbaglia, recupera poi il rimbalzo, va a subire fallo ed è anche stavolta, viene aiutato dalla buona sorte, canestro convalidato, nuova situazione di parità e fallo fischiato a Servadio, il che consente a Copicchi di tornare in lunetta per un altro tiro libero supplementare. Buon pubblico, diceva Franco Granello. Peraltro l'Alno Fabriano divide la prima piazza in classifica con l'IPFIM e altre squadre, appunto, squadra di rango, ben allenata dal giornalista allenatore Massimo Mangano, della vecchia guardia, del ancorché giovanissimo, del giornalismo sportivo cestistico specializzato di una quindicina di anni fa. Primi in classifica quindi anche a Fabriano, buona coppia di americani. Solfrini, ex nazionale, intanto c'è una percussione di Morandotti che va di sinistro ma sbaglia. Immediato contrattacco dell'Alno Fabriano con palla recuperata da Della Valle davanti alla nostra postazione, contesta bene Della Valle, dice ha fischiato la rimessa per noi, non è vero, la rimessa è per le maglie rosse dell'Alno di Fabriano. Si cerca Israel marcato da Copicchi, da Dawkins, e Dawkins è costretto al fallo seguendo l'avversario diretto. È il primo fallo di Daryl Dawkins sul punteggio di 7-6 per i colori di casa. Israel in lunetta per due tiri liberi. Andrade Israel è un brasiliano, il secondo brasiliano nel nostro campionato, e è alla sua seconda stagione a Fabriano, ha giocato qualche partita 3 anni fa a Livorno, nell'attuale Enimont, un giocatore molto solido, buon rimbalzista, ora ha realizzato 1-2 che ha consentito alla sua squadra di andare a impattare nel punteggio sul 7-7. Ora c'è un bellissimo pallone di Della Valle per Dawkins, che non si fa pregare e porta nuovamente in vantaggio l'IPFIM.
Ora c'è un fallo di Della Valle sull'incursione di Minelli. Dicevo di Israel, un giocatore non troppo tecnico ma molto utile l'anno scorso, è stato uno dei migliori rimbalzisti della 2. Ora è Solfrini, ex nazionale, che prova la conclusione dalla distanza, sbaglia, rimbalzo catturato da Dawkins, Morandotti, Della Valle che forse commette infrazione di passi, prova a riservire Morandotti, qualche difficoltà nel controllo del pallone da parte del capitano, ora c'è una bella apertura di Milani che sbaglia, rimbalzo recuperato da Solomon, anch'egli è la prima stagione a Fabriano, errore di Minelli, pallone recuperato da Dawkins, Della Valle, qualche errore di troppo in questo inizio partita, Della Valle prova a rimettere un po' d'ordine, scarica per Dawkins, sbaglia questa volta il playmaker torinese, bravo Minelli a servire, se va a dire che commette passi, stiamo assistendo Riccardo a qualche errore di troppo, vediamo ora Morandotti che commette passi, è stato un scambio di cortesie tra le due squadre. Si diverte molto il signor Cicorri a fischiarli, in effetti c'è un po' troppa presunzione in queste azioni, vanno un po' troppo sciolti i giovanotti e non ricordano che non si fischiano passi solo alle giovanili ma anche alla Serie A quando vengono commessi, salvo che si tratti del tuo amico D'Antonio al quale non vengono mai fischiati, questa è una cattiveria per il mio amico Franco Granello. Ai grandi non si deve mai fischiare passi. Ecco, evidentemente Morandotti non è altrettanto. Intanto Morandotti gestisce questa palla per un tiro da tre di Copichi, il quale va dentro e porta a 5 punti il vantaggio della squadra torinese. Poi non li fischiava neanche Evans e Taylor l'anno scorso, vedi che sai che agli americani è difficile che fischino i passi. Ma si vede che Cicorri non arbitrava ancora in Serie A quando giocava Evans. E vedremo come si comporterà con D'Antoni, c'è una finta di sfondamento marcata da Dawkins, il quale si lamenta con l'arbitro, dice mi ha spinto, ma non più di tanto, Milani per Della Valle, sotto per Dawkins che si muove con la sua solita agilità felina e deposita letteralmente in canestro, Solfrini in una perentoria entrata, rimbalzo con qualche difficoltà per Morandotti, rapido contropiede di Della Valle, bello il servizio di Copichi per Morandotti, si lascia sfuggire la palla in semi rovesciata, va il biondo Ricchi a segnare il 16° punto per la IPFIM. Sì, sono 7 le lunghezze di vantaggio ora per i torinesi, giocati 5 minuti nel primo tempo, ora prova il piazzato Israel e va a realizzare riducendo a 5 le lunghezze di svantaggio della formazione marchigiana, ora 16-11 punteggio per la formazione in attacco con Della Valle in possesso di palla, cerca di sfruttare un blocco di Copichi, Milani, Morandotti in posizione di post basso, va a tentare un'entrata, subisce un fallo piuttosto evidente da parte del numero 15 Israel, è il primo fallo per lui. C'è un time out chiamato da Mangano sul 16-11, giocati 5 minuti e 15 secondi, vedete inquadrata la panchina dell'Alno con, vedete nascosto di spalle Dave Solomon, è a 33 anni questo americano, è la sua seconda reincarnazione in Italia, ha giocato per 2 anni a Treviso. Adesso è migliorato anche dal punto di vista strettamente fisico, credo che si sia sottoposto a una notevole cura, speriamo a base soltanto di pesi e nient'altro. Vediamo visibilmente più grosso. Un giocatore voluto espressamente da Mangano che lo aveva avuto proprio alle sue dipendenze nelle file del Benetton. Ecco intanto Morandotti in lunetta, va a realizzare il primo personale, 17-11 punteggio per i torinesi, 1-2 per Morandotti, 6 lunghezze di vantaggio per l'IPFIM. Replica bene Solfrini, 17-13. Della Valle affronta la marcatura uomo dell'Alno di Fabriano,
per Milani, per Morandotti in angolo, potrebbe tirare Morandotti, ancora Milani in posizione centrale, bello il lob per Daryl Dawkins che mette dentro la sua prima schiacciata perentoria saltando la guardia di Solomon. E il pubblico sottolinea con un corretto la prestazione di Daryl Dawkins, rimbalzo di Joe Kopicki con Solomon in mezzo al campo, vittima di un colpo a un ginocchio, al ginocchio sinistro, lo vedete sul vostro teleschermo, la bomboletta magica che ha sostituito la spugna, la vecchia spugna del calcio. Adesso c'è la bomboletta con un poco di spray, guarisce immediatamente qualsiasi male. 14 minuti al termine del primo tempo, 19-13 in favore dei torinesi. Pensavo che poi magari a fine partita crolli per terra perché è passato l'effetto anestetico, il dolore chiaramente. Sì, in effetti torna. Appunto la spugna almeno non faceva danni superiori a quelli del trauma precedente. Quindi Solomon zoppica lievemente ma riprende il suo posto alla guardia di Kopicki, mentre Israel si prende cura di Dawkins. Ecco Kopicki, qualche schiaffo di troppo sulle mani, si sente perfino il rumore di qua, ed ecco Kopicki che sbaglia dopo un ottimo servizio di Daryl Dawkins. E la vediamo un po' più sicuro Kopicki, è passato due o tre partite in cui aveva abbastanza paura, forse per il colpo a ginocchio rimediato con la Kleenex. Ora c'è un errore piuttosto evidente di Minelli, ne approfitta Milani, contropiede veloce, infrazione di passi fischiata della Valle. Milani. Si è inciampato un pochino Milani ed ecco che Solomon va sotto misura, ma prende rimbalzo Israele e trasforma. Dice Morandotti all'arbitro, in mezzo all'area si è accampato il giocatore in maglia rossa. 3 secondi vistoso, chiede lui, ma l'azione era in effetti molto veloce, probabilmente il 3 secondi non c'era. Allora, Della Valle per Dawkins che in condominio appunto con Della Valle si perde palla ed ecco da 3 ci prova, ma sbaglia, serva Dio, e Solomon va a canestro avvicinando la IPFin Torino. 19-17 il punteggio, Della Valle, Kopicki, ecco Dawkins sotto canestro affrontato da Ise, si volta, va a segno e subisce fallo, chiede Solfrini lo sfondamento per il movimento vistoso di Dawkins, ma l'arbitro non è di questo avviso e quindi c'è il secondo fallo di Israel. Sì, Dawkins è stato curioso quello che ha detto Sacchetti, lui sinceramente non pensava che giocasse a questi livelli, e poi soprattutto quando gli si dà la palla sotto canestro ha detto è praticamente immarcabile, perché se raddoppi lui scarica e ha una sensibilità nelle mani per cui riesce sempre a regalare degli assist, per cui sono 2 punti sempre, la palla a Dawkins è praticamente in banca. Sì, in effetti non ci potevano essere dubbi sulle qualità tecniche di Dawkins dopo aver visto per una decina d'anni filmati NBA. C'era e per certi aspetti qualche momento breve, per fortuna dell'IPFin, c'è ancora quando Daryl Dawkins salta una vasca, lascia fare ai suoi 4 compagni, ma chiaramente si gioca con una sicurezza sotto canestro invidiabile. Io penso che molte squadre in Italia, anche chi ha criticato l'età e la mole di Dawkins, lo invidi, non ultimo l'amico Valerio Bianchini che dice ma Dawkins forse non è più un giocatore di basket, ma io penso che se ce l'avesse lui in questo momento lo adopererebbe alla grande. Chissà che nella All-Star Game ed ecco un bellissimo pallone filtrare in mezzo alla difesa torinese a beneficio di Servadio che va a 19 punti, dicevamo nel All-Star Game, magari Bianchini lo vedrà e si ricrederà, anche perché dove c'è spettacolo sicuramente Dawkins la fa da mattatore. E poi sai, Bianchini è una persona degnissima, bravissima, simpaticissima, però tira sempre l'acqua al proprio mulino. Se ora bravo Della Valle, un po' di sfortuna, bravissimo Morandotti a rimorchio che va a realizzare. Se il Banco Roma, se la Messaggero avesse ingaggiato Jabbar anziché Ferri, probabilmente Dawkins sarebbe andato benissimo. E giustamente dici tu che Bianchini dirà con il suo mulino, perché proprio sulla rivista Basket, quella edita dalla federazione, dice ma non è vero,
in quanto non è arrivato, dice: non è vero, io volevo giocatori giovani, ma fosse arrivato Jabbar l'avrebbe preso, e per le qualità tecniche indubbie del grandissimo americano e soprattutto per la pubblicità che gliene derivava. Una bella infrazione di passi con Copicchi alla rimessa, vediamo il lancio a tagliare il campo per Morandotti, arresto e tiro, no, scarica su Milani, Dokis intanto arriva. Tranquillo. Tranquillo, ma a tempo, in effetti l'aspettano i suoi compagni, ecco Copicchi per Milani può tirare, Morandotti può tirare, passaggio invece ad Dokis, si appoggia molto bene, Daryl Dokis è veramente immarcabile. 28-21, giocati 9 minuti nel corso del primo tempo, prova Solomon, bel movimento, ma ha sbagliato la conclusione, rimbalzo di Dokis, Milani, prova l'arresto e tiro da 3, va a realizzare. 31-21, massimo vantaggio raggiunto dall'Ipifim in questo primo tempo, quando siamo giunti alla metà di questa prima frazione. Vediamo Israel, esce dai blocchi, serve a Dio, prova l'arresto e tiro, sbaglia, ma la conclusione era viziata da un fallo fischiato al numero 14 Milani, è il primo fallo per lui, è il terzo fallo di squadra per l'Ipifim contro i 4 fischiati all'alno di Fabriano, serve a Dio, può andare in lunetta per 2 tiri liberi. Ha fallito il primo personale, serva Dio, ricordiamo che queste sono 2 formazioni che sono in testa alla classifica dei 2 che provengono direttamente dalla 1, l'Alno è retrocessa praticamente a metà dello scorso campionato e l'Ipifim nei play-out, ricordiamo l'anno scorso una bellissima partita di serva Dio, ora quest'arbitro sta vedendo qualche passo di troppo. Però li vede tutti, quindi non cambia sicuramente il risultato della partita. 31-22 per la Ipifim con questo bel movimento del post Dale Solomon che va a segno, ecco Della Valle, c'è molta calma, non c'è quel gran contropiede oggi, lo rivedremo nel corso della partita. Ma secondo me sono molto ben disposta la difesa dell'Alno perché sta ripiegando molto, se tu noti quando l'Ipifim inizia l'azione c'è già la difesa quasi schierata, Mangano da ottimo esperto, ora ecco se puoi notare che hanno già 3 uomini sulla linea difensiva, Mangano che è un esperto di quelli veri ha capito che l'unico modo per ovviare alle difficoltà in cui potrebbe trovarsi la squadra col contropiede dell'Ipifim è quello di rientrare con una certa velocità anche. Ora c'è Copicchi che apre bene per Dokis, che ha anche un buon tiro da quella posizione. Milani, Copicchi, raddoppio di marcatura, anche questa è stata un'ottima mossa difensiva perché Milani era lontano e Copicchi va a difficoltà a capire il gioco. È il quinto fallo di squadra dell'anno, il secondo per Servadio, ora c'è stata una brutta rimessa, sì. Possibilità di contropiede per Solomon, questa volta i passi non sono stati visti, Solomon va a realizzare e con questo parziale di 7-0 l'Alno è ritornata sotto, a meno 3. Ora c'è un canestro realizzato da Della Valle. C'è stato anche un fallo fischiato a Solfrini, il primo fallo per lui in lunetta Della Valle per il tiro libero supplementare. Giocati 10 minuti e qualche secondo, Della Valle azione da 3 punti che dà un po' di respiro all'Ipifim, 34 Ipifim, 28 Alno. Sempre uomo la marcatura in casa torinese, bel canestro di Servadio in mezzo all'area, arresto e tiro molto elegante. Con 4 lunghezze di vantaggio in favore torinese, Della Valle cerca l'entrata uno contro uno contro il suo diretto avversario, sbaglia però il tiro e Dokis non riesce ad agguantare il rimbalzo, contropiede di Solfrini, sbaglia vistosamente Solfrini e c'è il fallo di Solomon probabilmente, sì così è, e i
secondo fallo di Solomon, rimessa IPFIM in condominio fra Morandotti e Della Valle, difesa lunga del playmaker Minelli su Della Valle, la palla non giunge a Dawkins, il quale salta una vasca, prova con qualche difficoltà, Solomon riesce a agguantare la palla, sbaglia e si lamentano entrambe le formazioni in fase di attacco sulla difesa non sempre correttissima. E mentre invece adesso viene colto in fallo Dawkins, che per andare al rimbalzo si appoggia sull'avversario, fallo in attacco di Daryl Dawkins, secondo fallo, 34-38 e 16 al termine del primo tempo, la rimessa all'Alno Fabriano. Minelli in possesso di palla, Minelli ricordiamo che è in prestito all'Alno, proviene dalla Scavolini Pesaro, lo scorso anno era il cambio di Norm Nixon, ha vinto anche uno scudetto con Bianchini, con un discreto minutaggio anche. Ora, vedete, il centro dell'area ha sconsolato Morandotti, che viene colto in fallo per qualche smanacciata su Solfrini, vicendevole peraltro. Dicevi di Minelli? Sì, che ha vinto lo scudetto con Bianchini, ha fatto un'ottima stagione anche lo scorso anno, quest'anno era chiuso da Cook e dall'arrivo di Boesso e hanno pensato bene di mandarlo a Fabriano, dove sta giocando tra l'altro un ottimo torneo. Ora serve Dio, pallone schiacciato per Israele, spalla canestro, si gira bene brasiliano, ottimo movimento e va a realizzare. Ricordiamo che lo scorso anno nell'Alno militava anche l'altro brasiliano Marcel, squadra che è sempre stata. Intanto c'è un fischio degli arbitri, c'è un fallo fischiato a Solomon, scusate, il terzo fallo per lui, e questo può creare qualche problema perché l'Alno è un'ottima formazione soprattutto per quanto riguarda il quintetto, ha qualche carenza in panchina, questo è un limite in cui si lamentava Mangano all'inizio della stagione. E sperava che non condizionasse troppo la squadra nel corso della stagione. Ora ha realizzato Copichi il primo tiro libero, ha realizzato anche il secondo, 36-32, l'IPFIM mantiene il comando della gara, 7-36 da giocare, punteggio comunque molto alto. Minelli, serva Dio, arresto e tiro da tre punti, è molto bravo questo giocatore, molto seguito anche da Gamba, una valida alternativa a Jacopini, guardia dall'ottimo tiro, difficile vederlo sprecare dei palloni. Ora c'è il quarto fallo di Solomon, e il quarto, se è Solomon è il quarto, sì. E infatti Mangano si cautela subito e manda in campo, adesso vediamo quando si alza, il numero 8 dovrebbe essere Silvano Sala, è un prodotto del vivaio di Cantù. In lunetta ora Copichi, situazione sicuramente difficile ora per l'Alno. Ha realizzato Copichi il primo personale, 37-35. Sbaglia il secondo Copichi, 7 minuti da giocare, 2 lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, ora è Solfrini. In possesso di palla davanti a sé Morandotti, Israel. Molto alto Minelli, serva Dio, prova l'arresto e tiro su Milani, sbaglia, c'è un bellissimo rimbalzo recuperato da Solfrini che va a realizzare e va di nuovo ad impattare nel punteggio, 37-37. Prevedo un time out a breve scadenza richiesto da Dido Guerrieri, a meno di una bomba o di un buon canestro, ed è con fallo 1-1 per Della Valle, quindi il Minelli ha cercato di rubare palla dopo che Della Valle l'aveva saltato. Un altro cambio nelle file della Alno,
Con il numero 4 entra Stefano Talevi, 1,90 playmaker, Della Valle va a segno col suo primo libro 38-37. Ancora Della Valle a segno 39-37. Minelli, serva Dio, il nuovo entrato Sala, serva Dio da 3, non va, rimbalzo di Dawkins, si lamenta Dawkins con l'arbitro, dice mi dà gli schiaffi il mio amico Israel. Della Valle in angolo per Milani, brutto servizio per Dawkins, arresto di tiro sbagliato, ma c'è un fallo di Morandotti. Morandotti è il terzo fallo per, o il secondo, scusate, secondo fallo per Ricky Morandotti. E col numero 4 intanto nell'anno Fabriano è entrato Talevi, ha sostituito Minelli. Ecco la sua prima palla. Chiama lo schema Talevi per i compagni. Israel dietro la riga dei tre punti. Solfrini affrontato da Morandotti. Terzo fallo di Morandotti. Beh, su questo potrei anche obiettare qualcosa, Franco. Sai, sono arbitri molto fiscali, una partita molto tranquilla, hanno fiscato 17 falli in un 14 minuti. E il fatto così che diciamo prima dei passi che sono stati fischiati un po' tutti oggi ti dà l'idea che così, per paura di perdere il bandolo della matassa fischiano tutto, anche i respiri. Se è un metro che usano da tutte e due le parti direi che va bene anche così. Sarà finalmente la volta che entriamo in campo anche tu ed io, perché se continuano a fischiare così saremo obbligati a cambiarci. 39-38 con questo libero di Solfrini, si impatta se va a segno, così è, 39 pari, 5-50 al termine Della Valle. Dawkins recupera in qualche modo una palla e fa un grande gesto atletico, passo e tiro e va a segno. C'è Paronelli che si ferma a chiacchierare, adesso darà un tecnico, vediamo che cosa succederà. Chiama a centrocampo Solfrini, dice tu sei il capitano, di ai tuoi compagni di non seccarmi perché darò tecnico. Solfrini sicuramente tradurrà i suoi compagni. È entrato in campo col numero 10 nell'Ipifim Pellacani, ha preso il posto di Morandotti, gravato di tre falli. Serva Dio ora aveva bruciato Milani, ma non è stato fortunato nella conclusione. Bel rimbalzo di Pellacani, Della Valle, Milani, Pellacani, Della Valle, Milani in angolo da 2. Da 3, l'avevo visto dentro anch'io. Paronelli no. 44-39 il punteggio. Ora Solfrini getta via un pallone, Della Valle ha la possibilità di non va a forzare la conclusione e di nuovo Milani in angolo stavolta. E bene, tu bene, hai parlato molto bene della difesa dell'amico Mangano, ma ho visto Milani, si vede che sarà un'azione preordinata, liberissimo, e ha messo a segno un rigore, è tornato a 8 punti l'Ipifim con Talevi in palleggio, Solfrini, Sala, arresto e tiro molto elegante di Servadio, 41 per i giocatori in maglia rossa di Fabriano. Della Valle fa saltare il suo avversario, incursione, palleggio, giro di giro di valzer della libellula Darrell Dawkins che va a 49, mancano ancora 4 minuti al termine del primo tempo e siamo a 49 punti. Buona palla per Israel da 3 metri, a segno Israel 49-43. Della Valle non sa chi passare, rientra Milani.
squadra a trazione anteriore, la IPFIM. C'è la fuga per il contropiede, ben contenuto come si commentava prima con Franco, ben contenuto il contropiede, si lamenta Coppichi di qualche spinta e assist per Sala che fa saltare Pellacani, subisce fallo intelligentemente. È stato molto bravo Talevi a fare questo look away pass, pintando il passaggio su Servadio e dando questo bellissimo pallone a Sala, che ha subito fallo al momento della conclusione. Ora ha la possibilità di avere due personali, Silvano Sala del 2 metri, poi viene dal Jolly Forlì, eccolo inquadrato col numero 8, uno su due per lui. È stata invasione comunque di Israel, per cui non è stato necessario di effettuare il secondo personale. Ora Guerrieri manda in campo Vidili a rilevare Della Valle sul 49-44, 3:33 da giocare. Vediamo Vidili marcato da Talevi, vediamo se con la sua velocità riuscirà a mettere in difficoltà la difesa dell'Alno. C'è Pellacani lontano da canestro, Vidili, Coppichi, pallone per Pellacani che scarica per Coppichi, ancora Pellacani, bellissimo movimento del bolognese, dell'ex bolognese, ora sbaglia ma riprende, realizza, molto bravo, giocatore molto tecnico Pellacani. Ora va a subire uno sfondamento, bravissimo Pellacani in queste due azioni, ha avuto molto coraggio ad opporsi all'entrata di Solfrini. Ricordiamo ancora che Pellacani non ha fatto una preparazione come gli altri, reduce da un infortunio piuttosto serio che l'ha tenuto lontano a lungo dai campi di gioco, e ricalarsi nel ritmo della partita con tutti i colpi. Oh, non so se abbiamo, ecco, se avete notato Servadio e Pellacani, scambio di cortesie, ne approfitta Coppichi che va a portare 9 punti fra le due squadre, 53-44, da 3 non va e c'è il fallo di Solfrini che spinge Pellacani, c'è un po' di ruggine evidentemente fra i due. E beneficerà Nino Pellacani di un 1-1 a 2:40 dal termine, terzo fallo di Solfrini, altro cambio preparato da Massimo Mangano, andrà in campo Edoardo Mingotti, un'ala di 2,02 metri, mentre Nino Pellacani trasforma il primo libero, 54-44, 2:40 dal termine. In lunetta ancora Nino Pellacani, doppietta per lui, 55-44, per Solfrini marcato da Pellacani appunto in angolo, certo che è ancora con questo semigancio, sbaglia Israel, si lamenta della spinta di Dawkins. Altro pallone recuperato da Pellacani, intanto ora Vidili, Coppichi, bel pallone schiacciato per Dawkins, bravissimo Coppichi, più 13, massimo vantaggio IPFIM, 57-44, c'è Mangano che vedete sullo sfondo un po' sconsolato. Talevi, bisogna dire che da quando è uscito Minelli ha avuto un po' di difficoltà nell'impostare il gioco, l'Alno, ora Israel, questo era passi. C'era anche un fallo forse. C'è anche 3 secondi. C'è e un adesso po' di gli danno fallo a Dawkins. Ah, che brutto. Peccato. E in effetti con questa esagerazione fiscale, come hai detto tu prima. Fiscando la Citoglia, Paronelli non aveva fischiato. Difatti lo stesso Paronelli è andato vicino a Dawkins, dice stai buono, non importa. E dice, come lo vedete inquadrato Dawkins sulla destra del vostro teleschermo che parla con l'arbitro Cicoria, dice non ho fatto fallo. Intanto è alla sua terza infrazione, 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Stefano Talevi,
Si prepara intanto Andrea Negro in panchina e c'è un rimbalzo di Israel che va a segno, anche egli guarda l'arbitro, dice mi hanno fatto fallo. 57-46, 1:39 da giocare, in panchina pronto per il cambio Andrea Negro. Sostituirà, ecco, un'incursione di Vidili che subisce fallo, va a segno e c'è il canestro valido, dice Paronelli, con il fallo di Talevi. Ecco Andrea Negro che farà fare a Daryl Dawkins un intervallo un pochino più lungo, 1:30 da giocare. Direi di guardare un attimo i punteggi, Ipifim con 2 punti Vidili che possono diventare 3, vediamo ora l'esito di questo tiro libero supplementare. Sì, è fortunato Vidili, 3 punti, 5 della Valle, 4 Pellacani, 17 Dawkins, 15 Copichi, 7 Morandotti e 9 Milani. Nell'Alno invece 2 Minelli, 1 Sala, 8 Solomon, 8 Solfrini, 11 Servadio, 15 Israel. 1:20 al termine, Copichi a portar palla per Vidili. Copichi con un lob per Pellacani che si fa sfuggire dalle mani, anche perché è un poco pressato dalla difesa. Talevi cerca il contropiede, in angolo Milani costretto al fallo sull'immediato tiro di Servadio. 2 liberi per Servadio e il secondo fallo di Achille Milani, 60-46. Comunque senza strafare, senza esagerare, l'IPFIM ha messo insieme 60 punti e manca ancora 1 minuto, Franco. Sì, è il suo punteggio credo ormai standard, almeno se escludiamo le 3 disgrazie di Forlì, Udine e di Cantù contro la Teorema. Ora Servadio ha realizzato altri 2 personali. Questa è una squadra sicuramente che in attacco fa vedere le cose più belle, e anche senza strafare, oggi non abbiamo visto grandi contropiedi, riesce sempre a trovare i punti giusti. Ora Copichi perde il pallone, lo recupera, sbaglia, c'è una lotta. È un fallaccio non visto, perché Copichi aiutato da Israel va per le terre, mentre invece Vidili sul fronte opposto viene giustamente peraltro colto in fallo. C'è proprio stata una spinta su Copichi netta. Vorrei farti notare che sono stati fischiati 25 falli, direi che assistiamo a delle vaporiere oggi gli arbitri. Segna Talevi, 60-49, diciamo che l'IPFIN chiuderà più o meno con 10 lunghezze di vantaggio, che direi che è sempre un vantaggio notevole. Bravissimo Pellacani, che è un giocatore che potrà essere alla lunga determinante per questa squadra. Vidili ha 28 secondi per gestire il pallone, anzi 20, ci sono 8 secondi, saranno poi 8 secondi da giocare per l'Alno. Copichi in posizione di pivot basso va a subire fallo da parte di Israel, anzi di Sala. E il primo fallo per Sala, Copichi va in lunetta per 2 tiri liberi. Secondi ancora da giocare, qualche problema sul palchetto, vedete intanto Copichi pronto ad effettuare i 2 personali. Ha realizzato il primo tiro Copichi, che ricordiamo è reduce da 2 partite non proprio brillanti. È un giocatore troppo importante per l'IPFIM perché il suo standard, il suo rendimento sia sotto il livello standard. In quel caso lì l'IPFIM va un po' in difficoltà. 62-49, 17 secondi. Talevi, è entrato intanto in campo il numero 10 Mingotti, un'ala di 2 metri. Talevi forza la conclusione, è fortunato, va a realizzare. 4 secondi, Vidili.
Popicchi a fil di sirena, è un po' di sfortuna, il parziale vede Lepi fino avanti di 11 lunghette, 62 a 51, ci risentiremo a inizio ripresa. Signori e signori, buonasera, ancora collegati col Palasport Torinese, i quintetti in campo per il secondo tempo, saltano Pellacani e Israel, la palla viene gestita da Solfrini, Sala si avventa su Copichi e va a segno, 62-51 il punteggio del primo tempo, 53 con questo canestro di Sala, mentre con Franco vediamo le cifre della prima frazione. Sì, direi che a conferma, intanto ha segnato Morandotte, conferma dell'84% di realizzazione, Dawkins ha fatto 8 su 9, che direi che non mi sembra niente male. Non ne ha sbagliato uno. Sì, ha preso anche 5 rimbalzi, mentre è ottima anche la percentuale di Morandotti, che ha tirato comunque poco, 3 su 4 nelle file dell'Alno, splendida prestazione di Israel con l'88%, 7 su 8, ottimo anche Servadio, autore di un 4 su 5 da 2 punti e di 1 su 3 nei tiri da 3. Ora prova l'incursione Copichi, subisce fallo da Talevi, Mangano ha rimandato in campo la formazione che aveva concluso il primo tempo senza Minelli con Talevi, questo può dare adito a qualche dubbio, perché con Minelli in campo l'Alno è stata attaccata lì più fin per tre quarti del primo tempo, con l'uscita dell'ex pesarese ha accusato qualche difficoltà, comunque le scelte del tecnico non vanno criticate. 66 a 55 per l'Ipifim, giocati 60 secondi all'inizio del secondo tempo. Solfrini, Talevi, pallone per Israel che apre per Solfrini, incursione in centro area, scarica benissimo per Sala che sbaglia, poi segna Israel, che ha recuperato molti rimbalzi d'attacco e, ripetiamo, ha una eccellente percentuale nel tiro. Ora Vidili va a sfondare, rimessa irregolare, fischiata dall'arbitro, doveva ancora essere segnalato il fallo fischiato a Vidili, 66 a 57. In effetti dopo il fallo la palla va toccata dall'arbitro. E intanto Massimo Mangano ha sentito le parole di Franco Granello e ha riproposto Minelli in cabina di regia, affrontato ora da Vidili. Sala in angolo per Servadio, si appoggia al tabellone ma non va, contropiede Vidili Copichi, ecco Copichi in entrata, perentoria l'azione di Copichi, prende rimbalzo, lancia Vidili e va a concludere, vediamo Copichi correre con un briciolo di difficoltà, favorisce un pochino la gamba operata, diciamo, di menisco lo scorso anno, c'è la richiesta di Morandotti per un sfondamento, bene hanno fatto gli arbitri a non fischiar nulla in questo caso, Sala cade, si rialza, Morandotti si scusa, si asciuga il pavimento, solito rituale. Potremmo giocare sull'erba sintetica basket, così queste cose non succederebbero. 68-59, 17-45 al termine. In compenso dai tendiniti che non finiscono più poi a fine partita. Ora Vidili in palleggio. Morandotti. Prova l'incursione sulla linea di fondo, Morandotti va a subire fallo da parte di Israel. Solfrini. Quarto di Solfrini. Ricordiamo che l'Alno gioca senza Dale Solomon, gravato di 4 falli al 12° del primo tempo, ora quarto fallo anche di Solfrini, Mangano rischia di trovarsi senza Ali, ora Solomon è pronto a rientrare, dovrebbe avvicendare proprio Solfrini, è così. Morandotti può andare in lunetta per due tiri liberi. Ecco l'inquadrato Morandotti,
sfortunato nel primo tiro libero. Realizza il secondo, 69-69 a 59, bel pallone di Minelli per Solomon, che non ha la prontezza di alzarsi subito per il tiro, pallone ancora nelle mani dell'Alno. Solomon, arresto e tiro, sbaglia, un po' freddo forse Solomon, pallone recuperato da Morandotti, Milani che non si fa mai pregare per tirare. Direi che anche stavolta ha avuto ragione. 71-59, 3 minuti giocati nella ripresa. Azione dell'Alno proposta da Minelli, c'è qualche spinta fra Pellacani e Israel. In effetti fallo di Pellacani che trattiene Israel, così dice l'arbitro Cicoria. Minelli per Solomon, Minelli ancora. Israel, elaborata la manovra di Fabriano con tiro finale di Servadio, rimbalzo catturato da Sala. Servadio affrontato da Vidili ora. Ha cambiato le marcature Dido Guerrieri. Milani salta sull'incursione di Minelli, ma tiro sbagliato, porta palla a Pellacani. Serve Copichi, attraversa il campo Copichi per Vidili, bomba di Vidili, a segno Stefano Vidili. 74-59, 16 minuti. Ringrazia Vidili Copichi per questo servizio che l'ha trovato libero. Solomon, Sala, Minelli e Solomon a raccogliere e a subire fallo di Pellacani, che abbassa le mani vistosamente, ne approfitta Solomon che va in lunetta per due tiri liberi. Ecco Solomon inquadrato, il terzo fallo di Nino Pellacani. Sì, vediamo che Lipifim è entrata in campo nel secondo tempo senza Dawkins, che è seduto in panchina, aggravato di tre falli anche Dawkins. Ha realizzato ora Solomon il primo tiro libero. In effetti bene fa Guerrieri a tenere in campo Pellacani a lungo, perché come dicevi tu prima, Pellacani sarà sicuramente una pedina importante nel proseguo del campionato e speriamo nei playoff. Ecco Milani da tre, ancora segno, mano calda Milani, perentorio al tiro, non teme nulla. Sì, a 4 su 6 da 3 punti. È tutto dire, ecco Solomon molto lontano da canestro per Sala, ancora Solomon affrontato da Copichi, si muove bene Solomon ma va sotto misura, perde però la palla la IPFIM sul rimbalzo, Nino Pellacani la mette in fallo laterale e Minelli si incarica della rimessa, chiama Servadio, scambio della palla fra i due. Incursione con stoppata di Pellacani, si lamenta Morandotti, dice no, non c'è fallo. E c'è il quarto fallo di Nino Pellacani. Cerca spiegazione Morandotti con l'arbitro Paronelli, ma tant'è, il fallo è fischiato. Esce Pellacani, five di Daryl Dawkins. Quattro falli, quindi Nino Pellacani, volitivo, generoso, non sempre fortunato nelle sue azioni, ma a mio avviso deve ritrovare il ritmo partita, stare in campo con maggior determinazione e con maggior tranquillità. E canestro di Israel. Sta giocando una grande partita Israel, poco appariscente ma tremendamente concreto. 77-62, lui è Servadio, oh, c'è una 1-3-1, adesso è, sì, è una zona adattata, c'è la bomba di
Milani, 5 su 7 per lui nei tiri da 3, sì, tiri pesanti. Ora sbaglia Solfrini, Dawkins rimbalzo, Vidili velocissimo, va alla conclusione, realizza, canestro valido e fallo ben mimato dall'arbitro Paronelli, è stato spostato dal numero 5 Minelli al momento della conclusione, Vidili, il 6 punti per lui fino a questo momento, è sfortunato nella conclusione, ora 82-62, massimo vantaggio raggiunto dal Lipifim. Si toccano quindi 20 punti per merito di un inizio di ripresa prepotente da parte dei torinesi. Buono servizio sotto canestro per Minelli, lasciato troppo libero, Vidili, fa proseguire Morandotti, in angolo Milani, sbaglia questa volta, Milani dopo 5 tentativi andati a segno, Servadio in contropiede, troppo veloce, sbaglia, Solomon raccoglie e va a canestro, 82-66. Piccolo parziale positivo di 4-0 per l'Alno, ora è Copicchi che si avventura nella conclusione, il pallone recuperato da Israel, un po' forzata la conclusione dell'americano, Minelli, Servadio, Minelli, marcato da Milani, c'è Vidili su Servadio, Solomon trova un buon pallone, ora il parziale di 6-0, 82-68, torna a galleggiare un pochettino la formazione marchigiana, 82-68, 7 minuti giocati nella ripresa, bellissimo questo anticipo difensivo di Israel su Dawkins, Minelli, bellissimo pallone per Solfrini che va a realizzare facendo saltare Copicchi, parziale di 8-0, 82-70 il punteggio, torna in partita l'Alno, giocati 6 minuti e 10 secondi nella ripresa. Time out dell'IPFIM, Guerrieri evidentemente ci vuol parlare sopra. Toccati 20 punti di vantaggio con qualche azione in velocità, si torna a 12 per il piacere dell'Alno Fabriano. In effetti non è una partita vivissima, non è esaltante, è condotta con buone percentuali di tiro ma con non grande determinazione e non è in effetti spumeggiante. Speriamo che questi 12 minuti ci contraddicano e speriamo di vedere qualche azione di buon basket, qualche pregevole contropiede. Copicchi, Milani in angolo, Morandotti in post, Vidili, buona la difesa dell'Alno, ma chiaramente palla in mezzo all'area a Copicchi, vuol dire schiacciata, a Dawkins, scusate, vuol dire schiacciata. E Solomon sul fronte offensivo si avvita molto bene e rende pariglia a Dawkins. C'è una buona difesa dell'Alno a contenere tagli degli avversari, ecco Morandotti che si avventura in mezzo all'area, raccoglie però Milani che sbaglia, Israel svetta al rimbalzo, lancia Servadio, arresto e tiro da 3, Servadio, non va a fallo di Milani, probabilmente 3 tiri liberi per Servadio. Scusate, Servadio ricorda molto Delibasic come si alza per andare alla conclusione, arriva, fa, sale su dritto con un grandissimo colpo. Ha dato il fallo ma dopo polso, il tiro. Dopo il tiro, sì. Un colpo di polso molto fluido, molto pulito. È un ottimo giocatore questo Servadio. Lo sta dimostrando anche oggi qui a Torino, ora Minelli, questa volta esagera un po',
si è preso un po' troppo sul serio e c'è questo contropiede dell'Ipifi. Morandotti, Dawkins va a realizzare. Ha sbagliato il primo tiro Dawkins della partita, dopo 30 secondi poi non ha più sbagliato nulla. E questa volta in tapping normale, come un giocatore umano, capisci? Un tapping così normale. Non ha fatto tremare il canestro, ha solo messo dentro. Ci prova, Minelli sbaglia, Dawkins schiacciato in mezzo a due. La palla viene messa in fallo laterale dai rossi dell'Alno. E quindi rimessa gialla. Milani per Stefano Vidili. Cerchiamo di leggere questa difesa, dovrebbe essere a uomo o una matchup, c'è un 1-3-1, non si capisce bene, vedremo di essere più chiari la prossima volta. Intanto recuperano con un contropiede per Servadio di nuovo da tre, questa volta va a segno Servadio a testimoniare le buone doti di cui ha parlato Granello un paio di minuti or sono. 10:30 al termine, 86-75, 11 punti, c'è partita. Anche se la Ipifim sta gestendo i palloni con buon giudizio, con buona tranquillità, si cerca un tiro, ecco, questa volta sono stato io contraddetto, invece ho detto che si cerca un buon tiro, si è cercato un assist improbabile e anche la difesa lascia dei buchi in questo momento vistosi. Solfrini va a schiacciare sulla faccia di un Morandotti e di un Vidili che chiacchierano un pochino cercando di scusarsi. Ha recuperato 11 punti l'Alno, è di nuovo in piena corsa, questa difesa è ancora. Questa è stata un'ingenuità di Israel, perché se Dawkins prende la palla fronte a canestro da solo, mi sembra devi battergli le mani e basta, cosa vai in mezzo? Devi andare già subito in attacco, perché tanto la palla è un brutto rischio, perché se mette la mano sul ferro rischia di lasciarcela. Certo. E ora Guerriera ha riproposto intanto Della Valle per Stefano Vidili. Ha già un tiro libero ancora per Dawkins, che vedete inquadrato, lo sbaglia. Molto arrabbiato Mangano. Minelli. Israel preferisce fallo di Milani. Ora c'è un fallo di Milani che trattiene. Ci ricordiamo, magari ci siamo dimenticati, è quarto fallo di Milani. Ricordiamo che non c'è Paolo Scarnati, afflitto da un attacco influenzale, credo. È stato tenuto a riposo. Ora c'è un errore di Servadio. Bravo Solfrini. 88-79, 9:30 da giocare, partita apertissima. Morandotti, Dawkins sbaglia il secondo tiro della partita. Minelli, ora Servadio da tre, questa volta fallo di Della Valle, sbaglia e c'è il secondo fallo per Della Valle. L'Ipifim ha raggiunto il bonus, intanto vedete a terra Israel, che ha indicato a Solfrini Dawkins, è franato addosso all'americano dell'Ipifim quando ha sbagliato la conclusione poco fa. Direi che ogni contatto con Dawkins è sempre un pericolo, abbastanza rischioso, sì. Eccolo inquadrato, Andrade Israel, gioca nella nazionale brasiliana, che quella di Oscar e Marcelo, lui prosegue la serie degli ottimi pivot che ha partorito il Brasile, da Ubiratan a Marquinho, di cui Israel ne è l'erede. Ora Solomon. Solfrini, bella entrata di Solfrini, sbaglia, pallone recuperato da Dawkins, molto tranquillo. Della Valle, 8:50 da giocare, 88-79 per l'Ipifim. Morandotti, Della Valle, ora è zona pura, no, di nuovo matchup credo. Milani, Morandotti va in incursione, forse sponda su Israel, invece è stato fischiato un'infrazione di passi.
avrei dato uno sfondamento a questo punto, ma perché passi? O sfondamento o nulla, insomma. Certo. 88-79, intanto. È una difesa molto elaborata da parte di Mangano, tant'è che i giocatori dell'Ibifim non si avvedono di buchi clamorosi e quando se ne avvedono sono in ritardo, c'è un buon recupero da parte dei difensori, quindi è molto preparata questa difesa. Vediamo, c'è, si schierano a zona 2-1-2. Beh, è una 2-1-2 forse, ben flottata più che altro. Errore ancora da parte torinese, Servadio dall'angolo, sbaglia, Milani arpiona un buon rimbalzo, esce bene dalla guardia di due avversari, Della Valle per Milani, Dawkins, Della Valle, c'è il tiro da tre, no, c'è il tiro da tre per Copicchi, sì. È importante che c'è la differenza di 6 punti dall'errore di Servadio a questo canestro di Copicchi che ha levato un po' dei pasticci di Pifim. 91-82, un po' di respiro per i torinesi, comunque l'Alno si sta dimostrando un'ottima squadra e non è un caso che occupa il primo posto in classifica. Ora il signor Servadio è andato nuovamente a realizzare il suo 19° punto, sicuramente con Israel il miglior uomo dei suoi. Morandotti, Copicchi, bellissimo pallone per l'americano che va a realizzare. Manuale questo angolo preparato dai torinesi. 93-84, ora il distacco tra le due squadre si aggira tra i 6 e i 10 punti, distacco con cui l'Ipifim ha condotto buona parte del primo tempo. Ora Israel dà un bel pallone a Servadio che si reca per Solomo, che sbaglia, ha avuto paura di Dawkins, pallone recuperato da Israel, toccato comunque per ultimo posto da Dawkins, anche se mi sembra strano perché era piuttosto lontano da Israel, comunque c'è un laterale in attacco per l'Alno, Israel, Servadio, Solomon, Minelli, Solomon ora marcato da Dawkins, va a realizzare Solomon, Dawkins ha alzato solamente le braccia, sta parlottando con l'arbitro Cicoglia. 93-86, ora c'è un tecnico. È il primo tecnico, pensiamo, quest'anno di Dawkins. È grave perché è il quarto fallo per Dawkins, 4 falli a Pellacani. Situazione un po' delicata, l'Ipifim oltretutto ha raggiunto il bonus a 6-24 dal termine. Sì, in effetti non è proprio Cicoria l'arbitro adatto per fare delle chiacchierate, Franco, in quanto si è visto subito fiscale, fischia e respiri, quindi chiaramente le proteste, ancorché garbate, di Daryl Dawkins non passano inosservate. Gliel'ha lasciato fare un paio di volte, la terza l'ha punito. 93-86, 7 lunghezze a 6-24 dal termine, con 2 liberi per Servadio, va il primo. 6 punti. E 5 con questo libero dopo aver toccato, non dimentichiamo, le 20 lunghezze di vantaggio. Copicchi, arresto, finta, Morandotti, Della Valle da 3, no, per Dawkins sotto, molto soft Dawkins e vedete l'aria sconsolata di Mangano. È una giocata molto intelligente di Della Valle perché aveva il piazzato da 3 davanti e preferito dare la palla in banca tra le mani di Dawkins che chiaramente non ha avuto il minimo problema a realizzare. Ora lo aspettano. Sono più sicuri con Dawkins in posizione, ora lo vedete in pivot basso, recupera ora il pallone. Della Valle, Milani, va al tiro, sbaglia, c'è un rimbalzo recuperato da Solomon. Dawkins sta rischiando un altro tecnico perché continua a parlare con Cicoria, mentre Copicchi è in fallo. Guerrieri ripropone Stefano Vidili, da qualche minuto di riposo a Achille Milani, autore di una pregevole partita, 7 punti di vantaggio con 2 tiri liberi per Minelli. A segno con qualche poco di fortuna il
Minelli della Valle non se la sente di schiaffeggiare la palla alzata in verticale su canestro. Anche il secondo a segno, ancora 5 le lunghezze di vantaggio sempre della Valle per Vidili, zona 3-2 della Valle, in angolo Vidili, a segno Vidili da 2, toccava la riga dei 3 punti mentre tirava. 97-95 minuti e 15 secondi. A uomo invece per tutto l'incontro i difensori della IPFIM di Torino. Servadio sbaglia, rimbalzo di Copicchi, apre velocissimo per Della Valle, per Stefano Vidili e rimorchio perentorio di Ricky Morandotti che schiaccia alla grande, suscitando l'entusiasmo in vero poco caloroso oggi del pubblico, ma in questa azione tutto il palazzo applaude il 99-90 della IPFIM Torino. Beh, è importante questo canestro anche per il modo con cui si è conclusa l'azione, perché dà fiducia. Ora comunque Israel, che ha sbagliato praticamente nulla, ha realizzato il suo 23° punto, 99-92. Direi che c'è stato un patto di reciproca non belligeranza tra Israel e Dawkins, entrambi hanno percentuali di realizzazione altissime e non si sono fatti male. Ora Dawkins va a subire il fallo di Israel, tanto per smentirmi subito, è il terzo fallo per il brasiliano. Fallo onesto comunque, quindi certo, c'è non belligeranza, anche perché non so chi dei due si rimetterebbe. 99-92, 4-21, due tiri liberi per Daryl Dawkins. Vai il primo. Così il secondo, 101-92, 4-20 da giocare. Ancora Minelli. Della Valle lo affronta, mentre Vidili è in marcatura su Servadio. E buon canestro di Solomon che salta la guardia di Morandotti. 101-94, 3-59. Con molta calma si porta palla, si cerca Morandotti, Della Valle da 3, non va. Israel si trova un rimbalzo fra le mani, lancia Solfrini, c'è contropiede per Servadio, stoppato da Vidili, ma colto in fallo, anche se il pubblico rumoreggia perché insieme al pallone avrà trovato qualche mano. Oh, bellissimo il gesto atletico di Vidili, anche la volontà di andare a contrarre Servadio, ma credo che il fallo ci sia tutto. Almeno visto anche poi direttamente sul monitor. 101-94, 101-95, partita ancora apertissima, 3:46 da giocare. Due su due per Servadio, che ha realizzato 23 punti. Splendida prestazione di questa guardia. 3:40 da giocare, 5 lunghezze di vantaggio IPFIM, 101-96. Quindi grande merito alla squadra di Mangano, che ha saputo fino a questo momento mantenersi in partita senza demoralizzarsi al cospetto di questa IPFIM che specialmente in casa è uno schiacciasassi. Solomon a segno, 103-98, 5 punti, 3 minuti. Buon complesso, buona difesa, azioni veloci anche da parte dell'Anno Fabriano a contrastare una IPFIM se non spettacolare, quanto mai utilitaristica, se mi passate il termine. Copichi in entrata soft, sbaglia, Israel al rimbalzo per Minelli, pronto rientro della difesa torinese, ruba bene palla Della Valle, forse c'era... L'arbitro ha decretato un 3 secondi quando forse c'era un'infrazione laterale, ne approfitta Della Valle, scambia palla con Dawkins, 2:40 al termine, 5 lunghezze di vantaggio per chi attacca. Buona la marcatura di Israel su Dawkins, va a segno da 3.
Stefano Vidili, un canestro sicuramente importante per smorzare le velleità dell'anno fabriano in questo finale di partita più bello di tutto quanto l'incontro. Morandotti al rimbalzo cerca un lancio per Copichi, sottolineato dalla disapprovazione del pubblico. Minelli non se la sente di tirare da tre. Solfrini, rimbalzo di Copichi. Vidili della Valle. Deve essere arrabbiato un pochettino Mangano a questo tiro di Solfrini, un po' azzardato in questo semigancio a 4 metri da canestro. Partita ancora apertissima, forse era meglio per l'Alno aspettare un attimino. Ora Morandotti più sicuro da due, fa un passo avanti, realizza. 108-98 con 100 secondi da giocare, credo che non dovrebbero esserci più grandi problemi. Ora Israel, frana su di lui Copichi, secondo pallo, 1.32 da giocare, 108-98. Si lamenta Israel, dice forse è fallo intenzionale. A giocare, 10 le lunghezze che separano le due formazioni, 9 con questo libero di Israel. E ancora 8 punti, 108-100. Della Valle, fallo intenzionale questa volta a Servadio, che trattiene Vidili, il quale va immediatamente in lunetta per i due tiri liberi. Servadio cerca di spiegare all'arbitro Cicoria, che in effetti ha mantenuto per tutta la durata dell'incontro il fiscalismo palesato già ai primi fischi. Vidili a segno, 109, 1 minuto e 30 esatti al termine, 90 secondi. Stefano Vidili inquadrato, va al secondo, ancora 10 lunghezze, 110-100. Per il fallo intenzionale c'è rimessa sempre di marca torinese. Copichi, servito da Vidili in angolo, pericoloso, si destreggia molto bene Stefano Vidili e serve il Solfrini fa un gestaccio di reazione nei confronti di Dawkins. C'è Solomon che discute con Dawkins. In effetti Solfrini ha sì ricevuto una spinta, ma andare a buttarsi in reazione contro Dawkins non è molto giusto. In effetti è Dawkins che ha ricevuto il fallo. Dawkins e Solomon si spiegano, sicuramente è tutto terminato. Che è successo? Non ho visto. Un fallo, lo raccontiamo a beneficio di Franco Granello. Un fallo su Dawkins, il quale ha subito fallo e si è mosso con un po' più di velocità del solito. In una spellata è andata a colpire Solfrini. Solfrini, non par vero, si è ribellato e è andato a guardare addosso Daryl Dawkins, il quale ha alzato un pugno, è rimasto immobile. Solfrini si è allontanato per lo spostamento d'aria. Ecco ancora sotto canestro un buon pallone per l'appena entrato del Cadia, che ha subito realizzato. 111-102. Morandotti, Solfrini rischia il fallo. Della Valle, Morandotti finta, Vidili in angolo può tirare da tre, non va. Rimbalzo e apertura molto bella per l'Alno. Solomon si appoggia sull'avversario, poi Copichi raccoglie un bel rimbalzo a altezza stratosferica. Dawkins riceve e fornisce uno splendido assist al rimorchio di Morandotti. Solomon sul fronte offensivo, c'è spettacolo in queste ultime frazioni, forse c'è fallo su Copichi. Ringrazia Copichi il lancio del compagno e Servadio va in fallo. Quarta infrazione per lui. Cambia ancora le file dell'anno. Massimo Mangano si complimenta con il suo giocatore, lo fa uscire
a 28 secondi dal termine per evitare giustamente delle intemperanze o dei nervosismi inutili, con 11 punti di scarto, 115-104 come vedete sul vostro teleschermo infatti il punteggio, 28 secondi al termine e avremo un tiro libero per Joey Kopecky, a due tiri liberi, scusate, no, uno, perché il canestro era valido, esatto, avevamo ragione noi, si sono messi d'accordo anche gli arbitri, quindi Joey Kopecky un tiro, sbaglia, Solomon a rimbalzo, contropiede per Minelli, in angolo il nuovo entrato, sbaglia il Bonafoni, lei di 1,88 appena entrato, prova un tiro da tre, non va. E c'è fallo di Morandotti, il quarto, Joey Kopecky viene fatto uscire da Dido Guerrieri che si complimenta con lui, Joey Kopecky, autore di una bellissima partita, raccoglie il meritato applauso. Termina Joey Kopecky con 26 punti, 20 secondi al termine, Vidili in contropiede, servito Dawkins. Ancora Vidili, si incunea molto bene e subisce il fallo dal pivot del Cadia, o del Cadia, quindi Stefano Vidili, due tiri liberi, 13 secondi dalla fine, 115-104. Non va il primo. Segno il secondo, 116-104. Solfrini cerca un avvitamento e riesce con un numero cinese a portare la sua squadra a 106. Due secondi, Della Valle, tiro valido, non va, 116-106. Termina l'incontro IPFIM Torino Alno Fabriano. Sul vostro teleschermo il risultato finale, quindi mantiene il primo posto in classifica la IPFIM Torino. Signore e signori, Franco Granello e Riccardo Bigone vi augurano un buon proseguimento di serata. A tutti, arrivederci.